Io sono Atsuko. E io sono E oggi faremo un video assaggio sulle nuovissime patatine arrivate in Italia, le Lay's, già normalmente famosissime in America, ma arrivate da pochissimo anche in Italia. Una piccola introduzione su questo tipo di patatine. Sono state create da Herman Lay, che ha iniziato la sua carriera nel 1932 come venditore di patatine fritte. Nel 1933 chiede un prestito di $100 per aprire la sua società di distribuzione di patatine. Nel 1938 Herman Lay fonda la sua società e dà il suo nome a queste patatine fritte. Questa era una piccola storia sulle Lay's. Andiamole adesso ad assaggiare. Iniziamo l'assaggio con il primo tipo di patatine, che sono le classiche, eccolo qua. E sulla confezione è anche scritto deliziosamente croccanti, miam proprio. E questo è il fronte, questo è il vetro. Assaggiamole insieme, apriamole. L'odore delle classiche patatine, diciamo, ecco, sono così, sono molto bianche, devo dire. Non hanno quel colore giallo delle solite patatine fritte. Sono molto salate. Oggi ho anche lo smalto pandan con la bustina delle patatine giù. Beh, abbastanza normale. Sì, è abbastanza normale. Però sicuramente sono più salate rispetto alle patatine in commercio qui in Italia. Beh, a me sembrano molto più salate. Questo è l'altro gusto, pacchetto verde, e sono ricetta campagnola. Sempre deliziosamente croccanti e sono senza glutine. Qui sotto c'è scritto, questo è il fronte del pacco e questo è il retro. Assaggiamole. Mi è venuta addosso una folata di odore. Allora, tiriamo fuori la patatina, vi faccio vedere com'è. Queste sono più gialle rispetto a quelle classiche. Ci sono tipo i pezzetti di pepe, questa roba qua, un po' di spezie, diciamo. L'odore è molto invitante. Ok, assaggiamole. Sì, sembra molto a gusto paprika. Sulla confezione c'è aglio, pomodoro e erbetta. No, questo qua non lo so, e altre cose. Dietro nemmeno c'è scritto sinceramente quali prodotti ci sono. Non c'è scritto. Pezzemolo. Infatti c'è scritto cipolla in polvere, paprika, eccolo, pomodoro in polvere, aglio in polvere, prezzemolo, proteine di soia anche. Vabbè, comunque abbiamo fatto tana subito alla paprika. Ti stai abbuffando? Ti sta abbuffando? Maialino! Non ti va! Queste, diciamo, sinceramente non mi sono proprio piaciute tantissimo.
sono troppo classiche, troppo... Cioè, sinceramente, le classiche sono meglio. Stranamente sono meglio. Queste sono troppo la paprika, si sente troppo la paprika, veramente. L'altro gusto che andiamo ad assaggiare è questo qua. Le Lights Extra, croccanti, gustose, ondulate. Gusto classico. Diciamo che il signor Lays nel 1992 ha, diciamo, per rendere le proprie patatine sempre aggiornate e sempre aggiornate, ha cercato di creare questo nuovo gusto, diciamo, questa nuova modalità, no? Come si può dire? Un rafforzamento, sì, delle patatine, di queste patatine classiche. Assaggiamole insieme. Sono sempre deliziosamente croccanti, senza glutine. Sono anche ondulate. Però sono anche ondulate, sì. Allora, questa è la confezione avanti, questa è dietro. Apriamole. No, mettiamo. L'odore è come, come le classiche normali, però vedete, queste sono ondulate. Gnam gnam. Classiche, normali, sono sempre molto bianche, non sono gialle come quelle alla paprika. Ma questa viene promossa. Questo è l'altro gusto, pacchetto nero e verde. Sono sempre le extra al gusto sour cream e onion. E praticamente sul cream è la panna acida e cipolla. Ecco qua. Questa è davanti e questa è dietro. Sono delle novità, anche se in America sono state distribuite nel 1978. Ecco qua. Da noi sono arrivati un po' in ritardo. Apriamole. Queste sono interessanti. Non hanno odore. Senti? Non hanno odore. Zero più assoluto. La patatina è sempre ondulata. Vabbè, adesso va. Buone. Da morire. Questo è particolare. È particolare, ma buono. È buona una cifra, come ve devo dire? In romano ve lo dico. È buonissimo, cioè. A lui di solito non piacciono le cipolle. Cioè, io magari quando andiamo in giro mi prendo gli onion rings, ma lui proprio zero. Però. Sono favolose. Buone, buone, buone. Veramente. Al momento è il gusto più azzeccato in assoluto tra quelle che abbiamo assaggiato. Un gusto particolare. Sì. Queste sono. Sono delle. Quelle? Come si chiama? Le Pringles, questa panna acida. Sì, vabbè, le Pringles esistono di molti gusti, pari anche ai peperoni. Una volta io a Londra, all'aeroporto di Londra, le avevo assaggiate anche i peperoni, mi pare che erano peperoni gialli e rossi. Non mi piacciono. Che cosa? Le Pringles non mi piacciono.
Queste sono più particolari. Ci piacciono. Sì. Vengono promosse? Promosse. L'ultimo gusto che andiamo ad assaggiare sono sempre le extra al gusto barbecue. Questo è il fronte. Questo è il retro. Ed escono in America nel 1950 e mi pare che siano le seconde, il secondo gusto che esce dopo la classica e hanno un boom di vendite in quel periodo. Eccolo qua. Apriamole e assaggiamo. Mamma mia. Mamma mia. Assaggiamo. Ecco, queste sono fatte così, sono un po' rosse in superficie, ondulate e dorate. E poi è strano, però... Buone. Vabbè. Alla salsa barbecue. Sì. Diciamo che anche queste sono fedeli al proprio... gusto indicato sulla confezione. Qua c'è le campagnole, non sono fedeli. Buone. Questo è un gusto che se inizi il pacchetto lo finisci in pochissimo tempo. Una tira l'altra, una patatina tira l'altra. Sì, è particolare. Anche se la panna acida spacca lì. Tutti i gusti che abbiamo assaggiato in questo video dedicato alle Lay's, il nuovo tipo di patatine arrivato in Italia, l'unico gusto che manca è al gusto bacon, che purtroppo al supermercato era finito. Noi però l'avevamo già assaggiato precedentemente, proprio perché diciamo è un po' introvabile nei supermercati, perché forse è più ambito, il più gustoso, il più particolare presente sugli scaffali, e diciamo aveva buon sapore di bacon, non è proprio il bacon che ti fai a casa se proprio te lo vuoi fare, però il sapore anche quello era abbastanza fedele al a quello riportato sulla confezione. Tu che dici? Ti ricordi? Sì, però non mi aveva colpito particolarmente. Vabbè, io sono proprio innamorata del bacon, potrei mangiarlo a colazione, pranzo e cena perché mi piace da morire. Purtroppo è grasso però il bacon. Già. Però a me era piaciuto tantissimo. Te? No. No. Non mi è sembrato nulla di speciale. Di speciale. Vabbè. Se vi è piaciuto il video mettete un like. E scrivete nei commenti le vostre esperienze o le vostre opinioni su questo tipo di patatine e sui vari gusti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.